Dal Vangelo di Giovanni. Allora i giudei si misero a mormorare contro di lui, perché aveva detto: «Io sono il pane disceso dal cielo». E dicevano: «Costui non è forse Gesù, il figlio di Giuseppe? Di lui non conosciamo il padre e la madre. Come dunque può dire: sono disceso dal cielo?» Gesù rispose loro: «Non mormorate fra voi. Nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato, ed io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Sta scritto nei profeti: e tutti saranno istruiti da Dio. Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da lui viene a me. Non perché qualcuno abbia visto il Padre, solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In verità io vi dico, chi crede ha la vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti. Questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». Sorelle e fratelli carissimi, in questa 19ª domenica del tempo ordinario, il Vangelo di Giovanni, al capitolo 6, continua a riportarci il discorso che Gesù fa su se stesso come pane di vita, il discorso che lui fa dibattendo anche con gli abitanti di Cafarnao, che avevano prima ricevuto il grande segno della condivisione dei pani, 5 pani e 2 pesci che avevano sfamato 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Poi però avevano iniziato ad avere problemi quando Gesù ha iniziato a dire: «Io sono il pane di vita disceso dal cielo». Perché gli abitanti di Cafarnao avevano problemi ad accettare Gesù come il pane vivo disceso dal cielo? Perché gli ebrei avevano già il loro pane disceso dal cielo, era la legge, era la Torah, erano i rotoli in cui erano scritti i comandamenti che Dio aveva dato a Mosè e in cui era raccontata tutta la storia del popolo, dalla creazione fino alla liberazione dalla schiavitù dell'Egitto. Purtroppo non sono riuscito a trovare i rotoli della legge ebraica, la Torah, e allora perlomeno per farci un'idea di che cosa significava questa legge scritta in ebraico, ho messo qui vicino a me sull'altare una Bibbia ebraica, in modo tale che potete vedere anche le lettere. Pensate, la Torah era composta da 304.805 lettere. La potevano scrivere solo i rabbini. E un rabbino che si apprestava a fare questo lavoro mediamente ci impiegava 1 anno e mezzo. Se anche una sola lettera gli veniva male, tutto il rotolo era inservibile e bisognava ricominciare da capo. Ad essa il popolo faceva una grande festa. Dopo la festa delle capanne, facevano con la legge quasi come un matrimonio, danzavano con la legge come lo sposo il giorno del suo matrimonio danza con la sua sposa. Essa era conservata in uno stipo più o meno come questo che vedete alle mie spalle, che era chiamato l'Arca della Alleanza, e sulle tende che coprivano questo stipo c'era disegnata la menorah, la lampada che esprimeva la luce che proveniva proprio dalla Torah, proprio dalla legge. Quindi gli ebrei dicevano: «Noi il pane vivo ce l'abbiamo già, tu cosa ci devi dare?» E in effetti
La legge indicava la direzione per una vita pienamente umana, per una vita vissuta nella pienezza del suo significato. Diceva di non uccidere, di non commettere adulterio, di non rubare, di avere un solo Dio senza piegare le proprie ginocchia agli dèi falsi e bugiardi. Però non raggiungeva la pienezza che, come vedremo nelle prossime domeniche, Gesù farà raggiungere alla rivelazione che proviene dal Padre. E poi c'era anche una seconda ragione per cui gli ebrei facevano fatica a credere a questa parola di Gesù, a questa sua affermazione: io sono il pane vivo disceso dal cielo. Perché, come abbiamo ascoltato, di Gesù loro sanno il luogo da cui viene, il nome del padre, della madre, dei suoi parenti. E quindi dicono: noi ti conosciamo, come fai a dire che sei il pane vivo disceso dal cielo? È interessante notare, fratelli e sorelle, che l'Evangelista Giovanni, parlando di questi ebrei che abitavano nella città di Cafarnao, non li chiama Galilei. Cafarno è una città della Galilea, vicino Nazareth. Sappiamo benissimo che i suoi abitanti si chiamano Galilei, ma li chiama Giudei, come gli abitanti di Gerusalemme, cioè coloro che erano ostili al Signore Gesù, coloro che erano così sicuri di stare nella pienezza della vita, di possedere la totalità della verità, che pensavano di non aver bisogno di null'altro e certamente non avevano bisogno di Gesù. I giudei erano coloro che respingevano la rivelazione di Gesù. I giudei erano coloro che chiudevano la loro mente e il loro cuore a ciò che Gesù era venuto a portare: la pienezza della vita proveniente da Dio Padre. E quindi prima mormorano con Gesù, ma poi mormorano fra di loro, quasi per rinforzare le loro convinzioni, quasi per rassicurarsi in ciò che stavano dicendo. Non parlavano più con Gesù, non avevano voglia di ascoltare ciò che Gesù diceva, perché ascoltare ciò che Gesù dice significa mettersi in cammino, accettare di mettersi in discussione, convertirsi per poter arrivare al traguardo che Gesù propone. Facevano un discorso fra di loro, contestandolo, perché mormorare nella Bibbia non significa soltanto borbottare, ma significa rifiutare, contestare con forza quello che viene detto. Lo fecero gli ebrei con Mosè e con Dio lungo il percorso del deserto che portava dalla schiavitù dell'Egitto alla libertà della terra promessa. Lo fanno anche questi uomini e queste donne a Cafarnao parlando con Gesù. Quindi apriamo il nostro cuore a Gesù, perché i giudei oggi possiamo essere noi. Possono certamente essere coloro che credono in altre religioni e pensano di non aver bisogno di Gesù e di ciò che Gesù ci dice, coloro che credono in altre filosofie e pensano di non aver bisogno di ciò che Gesù ci sta rivelando, ma potremmo esserlo anche noi, battezzati, membri della Chiesa, pensando che le nostre devozioni, le cose che la tradizione ci ha consegnato, siano già sufficienti, mentre invece Gesù ci invita alla conversione. Ve lo dirò poi citando ciò che Paolo dice nella seconda lettura della messa di oggi. Perché questo avvenga, però, come Elia di cui parla la prima lettura, noi abbiamo bisogno di fare un lungo cammino attraversando il deserto. Elia aveva sconfitto i 450 sacerdoti di Baal, li aveva uccisi ad uno, pensava che finalmente il popolo avrebbe accettato l'unicità di Dio, avrebbe accettato lui come profeta mandato da Dio. Ed invece il popolo continua la sua vita di sempre,
colpito forse nel suo orgoglio, forse anche nel suo narcisismo, Elia si scoraggia, ha un momento di depressione, tanto che chiede a Dio di poter morire perché non è migliore degli altri uomini. Dio, attraverso un angelo, gli porta pane da mangiare e acqua da bere e ordina ad Elia di mangiare e di bere perché lungo è il cammino che deve percorrere. Dovrà infatti raggiungere l'Horeb, il monte sul quale Dio si era rivelato a Mosè. Dovrà tornare alle origini dell'esperienza di fede per capire nella verità chi è Dio e chi è Lui, creato a immagine e somiglianza di Dio. E questo percorso di Elia, che è anche scarnificante, che è anche doloroso, dobbiamo farlo anche noi. Anche noi dobbiamo confrontarci con la parola che il Signore è venuto a portarci. Dobbiamo confrontarci con la sua persona, perché Gesù a me e a voi oggi sta dicendo di essere il pane della vita e che dobbiamo mangiare di lui. Dobbiamo fare attenzione perché Gesù non sta ancora parlando del sacramento dell'Eucarestia. Per gli ebrei mangiare il pane vivo disceso dal cielo significava mangiare la parola di Dio. È presente nel libro del profeta Ezechiele questo passaggio. Dio ordina al profeta di mangiare il rotolo della parola e poi di andare ad annunciarlo agli altri. Simbolicamente significa: assimila nella tua vita la parola di Dio, fa tua l'esperienza di Dio, così poi la potrai annunciare e testimoniare nella verità agli altri. Geremia, che abbiamo già citato nelle domeniche precedenti, dice: Signore, quando le tue parole mi vennero incontro, io le divorai con avidità ed esse diventarono la gioia e la letizia del mio cuore. Quindi Gesù sta dicendo questo: ascoltate le mie parole, fate le vostre, assimilatele nella vostra vita e camminate lungo la strada che esse vi indicano. È una strada faticosa, è il deserto che bisogna attraversare, perciò abbiamo bisogno di aiuto, l'aiuto della parola, la luce della parola, ma poi, come vedremo nelle prossime domeniche, la forza che ci viene dal pane eucaristico, dal corpo che Gesù ci dà, dal suo corpo. Quando infatti si parla di carne nella scrittura, non si sta parlando semplicemente dei muscoli, della pelle, si sta parlando dell'intera persona nella sua fragilità. Gesù ci sta dicendo: accoglietemi come vero Dio, accoglietemi come vero uomo, seguitemi sulla strada che io apro per voi, seguitemi in quello che vi dico e arriverete a porgere l'altra guancia, a perdonare sempre 70 volte 7, a dare la vostra vita per i vostri persecutori e per i vostri nemici. Questo è il livello massimo che umanamente noi possiamo raggiungere. A questo livello la Torah non portava gli ebrei. Gesù ci porta a questo livello inimmaginabile umanamente. E per questo ci dice che per realizzare la sua proposta di vita abbiamo bisogno di essere attirati dal Padre. Non è uno sforzo morale quello che ci permetterà di andare dietro a Gesù, non è una convinzione intellettuale quella che ci permetterà di andare dietro a Gesù, è un incontro che noi faremo con Lui, un innamoramento che noi faremo con Lui, così come Papa Benedetto e Papa Francesco continuamente ci ricordano. E allora, come uno sposo verso la sposa, come una sposa verso lo sposo, noi dobbiamo andare verso il Signore, dobbiamo andare verso Dio che ci rivela la verità di noi stessi e la sua verità. Avremo bisogno di aiuto, avremo bisogno dell'aiuto che viene dal Signore, avremo bisogno dell'aiuto che viene dalla comunità e camminando insieme
in modo sinodale, il nostro percorso sarà più semplice e realizzeremo quello che San Paolo ci chiede nella seconda lettura. Scompaiano da voi ogni asprezza, sdegno, ira, grida e maldicenza, con ogni sorta di malignità. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo. Fatevi dunque imitatori di Dio, quali figli carissimi, e camminate nella carità, nel modo in cui anche Cristo ci ha amato e ha dato se stesso per noi, offrendosi a Dio in sacrificio di soave odore. Buona estate!